completamente struccata perché oggi si parla di doppia deterzione, argomento tanto, tanto chiacchierato ultimamente e siccome me l'avete scritto in tantissimi ho pensato di dedicare un video specifico a questa cura di se stesse. Doppia deterzione che cosa è? Sono due passaggi fondamentali per pulire a fondo la vostra pelle, lasciarla morbida, idratata e non stressata, perché si pensa erroneamente che la doppia deterzione sia uno struccaggio più pesante, in realtà no, è uno struccaggio molto più delicato, in realtà adatto a tutti i tipi di pelle di qualsiasi età, perché è anche adattissimo a pelli mature. Immaginate se vi andaste a struccare con un prodotto soltanto e quindi con il make up sciolto sul vostro viso, poi passando soltanto l'acqua avreste un residuo che va ad occludere quelli che sono i vostri pori. In quel caso, se non c'è una buona pulizia della pelle, questa occlusione può dare poi seguito a problematiche differenti, perché la pelle occlusa, il poro occluso che non respira, al di sotto può creare delle problematiche quali punti neri, brufoletti, comedoni, che sono nient'altro che una cattiva pulizia della pelle e ristagno quindi di sebo cutaneo, di batteri al di sotto della vostra pelle, al di sotto del vostro strato corneo, che possiamo tranquillamente evitare. Spesso e volentieri, quando mi dite che avete problemi di pelle, vi assicuro che con una buona skincare la maggior parte di questi problemi andranno via. Va da sé che per problemi particolari sempre e comunque rivolgersi al dermatologo e mai con i fai da te. Anzi, io metterei proprio come skincare annuale una visita dal dermatologo, perché è bene farvi controllare la pelle. Ci saranno dei piccoli nei fuoriusciti dei quali non vi siete accorte e delle cose che è sempre bene far guardare ovviamente chi è medico specifico. Come ovviamente quando vi parlo di problematiche che possono essere risolte si parla sempre di problematiche non legate ad altri tipi di fattori che possono essere ormonali o appunto di altra natura che il dermatologo in questo ci può aiutare a risolvere. Parliamo della skincare e della normale routine per avere una buona pelle pulita e sana. La prima cosa che dovete fare come mantra è quello di pulire bene la pelle, quindi detergerla per bene. In realtà la doppia detersione non è sicuramente una cosa che è stata inventata oggi, è una cosa che arriva dalla Corea, dal Giappone e che veniva utilizzata da tantissimo tempo dalle geishe quando dovevano rimuovere il trucco bianco che avevano sul viso, perché grazie a queste due componenti, quella oleosa e quella acquosa, si andava per affinità con la componente oleosa a sciogliere il makeup e le impurità sul viso, con quella acquosa per contrasto a rimuovere tutto quello che era ancora rimasto. E se guardate infatti le pelli asiatiche sono anni luce avanti a noi, perché hanno un incarnato più compatto, più bello, più levigato e soprattutto tengono e curano tantissimo la loro pelle, perché vi ricordo sempre, ve lo dico ormai è un mantra, la pelle è un organo, l'organo più diffuso del nostro corpo e quindi dobbiamo prendercene cura. Fatemi sapere se il video vi piacerà, se vi interessa l'argomento cercherò di farvene altri a breve su altri componenti skincare. Buona giornata amiche mie, ora bella, morbida e luminosa vado a ritruccarmi. Mi avete scritto in così tante che questo video non ho più potuto rinviarlo veramente. Parliamo quindi di doppia deterzione. Lo dice la parola stessa, saranno due passaggi per andare a pulire e a detergere in profondità e veramente il vostro viso. Andiamo quindi a rimuovere questo make-up e non lo farò dal bagno, stavolta dalla finestra. Che cosa è la doppia deterzione e perché è così uno, importante, due, chiacchierata in questo periodo perché se ne sente parlare molto, e quali sono i motivi per i quali dovreste iniziare a farla o almeno provare a farla. Direi che tutte da adolescenti ci siamo struccate in maniera frettolosa, poco accurata e a volte anche danneggiando la pelle con salviette, struccanti che ora non dovrete più usare perché sono abrasive, possono essere un pochino troppo aggressive e veramente non vanno a rimuovere tutto. Stesso discorso per quanto riguarda chi si, ho sentito, strucca con le saponette. No, mai. Perché, come vi dico sempre, ogni cosa che andate a realizzare ha in realtà un prodotto specifico per farla.
Spesso mi dite che ci sono problemi di pelle, che la pelle non è recettiva al trucco, che vi vedete la pelle più segnata o più spenta. Vi assicuro che già partendo con una buona detersione di viso, questa cosa in parte già la risolvete, perché la pelle a quel punto sarà pronta ad accogliere o il make-up e l'idratazione che andrete ad applicare dopo, ma soprattutto sarà proprio più elastica e più luminosa. In cosa consiste questa doppia idratazione? Lavora con due componenti, quindi una fase oleosa e una fase acquosa. Vi spiego il perché. E vi anticipo anche delle domande. Spesso mi dite: ho la pelle grassa, ma posso andarmi a struccare con qualcosa di oleoso? Sì, perché lavora per affinità, vale a dire l'olio, la componente grassa che andrete ad applicare andrà per affinità a tirare via invece il grasso della vostra pelle. Quindi andrà a sciogliere il make-up, a sciogliere, a rimuovere il filtro solare, la crema con protezione solare, i batteri, lo smog che durante il giorno si sono depositati sul vostro viso. Io qui mi sono portato un sacco di prodotti. Nella fase oleosa posso tirarne fuori alcuni. Questo è un olio, questo è un burro. Vi faccio vedere ad esempio il burro. Burro, mi raccomando, quando andate a prendere questi prodotti, mani lavate e pulite. Ne prendete una piccola quantità e andate prima a scaldarla sulle mani. Cosa andate a fare adesso? Andate a fare un effetto panda, che però vi assicuro essere molto gradevole. Allora, cominciate a spalmare il prodotto sul viso, anche sul make-up, perché facendo doppia detersione vi prendete sia cura della vostra pelle che rimuovete il trucco. Dovete massaggiare finché per affinità, appunto, l'oleosità del prodotto che applicate va a sciogliere e a rimuovere sia il make-up che le impurità che abbiamo al di sopra. Ora, come vedete, piano piano si scioglie tutto. Lo so, questa immagine non è bellissima, ma mi piace essere veritiera con voi e farvi vedere esattamente i passaggi. Perdeteci un po' di tempo, soprattutto se il prodotto, ovviamente se avete come si dice, un trucco più resistente all'acqua, come in questo caso avevo un eyeliner waterproof, ci vuole un massaggio in più che però non è assolutamente sgradevole. Massaggiate con calma e fatto questo, sciolto il tutto, avrete questa poltiglia sul viso che però ha portato via, senza stressare la vostra pelle, senza abrasione, senza essere troppo aggressivo il make-up, e è andata per affinità a rimuovere, a tirare a sé tutte le componenti oleose, appunto. Ora mi vado a sciacquare con acqua tiepida possibilmente e torno. Ora che la mia pelle ha fatto il primo passaggio della doppia detersione, vale a dire quella per affinità, cioè a base oleosa, con il prodotto che scegliete voi, vado a fare il secondo step, che è quello a base acquosa, che invece lavora per contrasto, mentre il primo, vi ricordo, era per affinità. Che cosa succede? Come si lavora per contrasto? Con uno schiumogeno, quindi una mousse, un detergente, un qualcosa che vada a schiumare sul vostro viso. E grazie ai tensio attivi andrà a portare via quello che è rimasto sul viso. Prima con la componente oleosa abbiamo sciolto, ok? Tutto quello che c'era al di sopra e per affinità lo abbiamo portato via, ma una parte di quella che è appunto la componente oleosa e dei residui di smog, di protezione solare, di crema, di make-up, di sebo cutaneo possono comunque ancora essere presenti sul vostro viso, oltre al fatto che sentirete una appunto oleosità eccessiva. Questa sensazione però di oleosità che sentite sul viso non è un problema, anzi è una caratteristica che serve a qualsiasi tipo di pelle. Spesso mi chiedete: con pelle grassa, se vado ad utilizzare qualcosa di oleoso, la situazione peggiora? No, perché va invece a tirare fuori il sebo della vostra pelle. Altro discorso, avete la pelle secca? In questo modo invece si renderà più elastica il vostro film idrolipidico. Cos'è il vostro film idrolipidico? È semplicemente la quantità di sebo che viene prodotta su tutta quanta questa sorta di film, appunto di pellicola che ricopre il nostro corpo e che riveste lo strato corneo del vostro viso.
Altro asterisco, che cos'è lo strato corneo? È semplicemente lo strato più esterno della nostra pelle, che è fondamentalmente composto da cellule morte, e questi strati, sono cellule che si sono appiattite, sono circa 15-20 strati, che vanno quindi a proteggere quella che è appunto l'epidermide, la parte sottostante. Questo strato corneo può essere più o meno grasso, vale a dire può avere un film idrolipidico differente. A seconda di quanto sebo viene prodotto dal vostro film idrolipidico, avete un tipo diverso di pelle, quindi avrete una pelle più secca, una pelle mista, una pelle grassa, una pelle sensibile. Mi chiedete, per le pelli mature questa cosa è utile della doppia detersione? Assolutissimamente sì, perché la composizione oleosa della prima fase e quella acquosa della seconda danno elasticità alla pelle, perché non la andate a disidratare, a inaridire troppo, ma l'andate poi a finire di pulire appunto con la fase acquosa. Quindi date non stressate la pelle, perché è un tipo di struccaggio molto più delicato, e ne traete beneficio da subito, perché in realtà l'effetto si vedrà immediatamente già dalle prime applicazioni. Fase acquosa, di fase 2 ne potete usare di tanti tipi. Qui ho diversi schiumogeni, ho questo in gel, sono tutti i prodotti che mi avete visto utilizzare più e più volte. Vado con io quello che preferisco per il dopo è la mousse, che in questo caso andate a passare su tutto quanto il viso. Perché? Perché in questo caso i tensoattivi andranno proprio a togliere del tutto quelle che sono le impurità che sono rimaste sul vostro viso, e una volta sciacquato con acqua tiepida, possibilmente, la pelle sarà veramente deterza. Vado a sciacquare e torno. Tampono con lo Scottex, che appunto sapete sta in cucina, anche nella fase di asciugatura andate molto molto leggeri. Come sarà la pelle? Adesso sarà pronta, completamente pulita, per ricevere l'idratazione o per proseguire con la manutenzione, quindi di maschere, scrub e ciò che volete fare per salvaguardare la vostra pelle. Se vi piace questo argomento ditemelo, che poi vi faccio anche un video skincare per quanto riguarda anche la fase successiva. Non andando adesso di maschere o di altro, proseguo con la mia idratazione normale, quindi fatta da siero, siero, contorno occhi e crema. Anche questo è importante, cioè capire quali sono i prodotti che fanno al caso vostro, perché anche sul prodotto stesso che andate ad utilizzare ci saranno delle indicazioni per un prodotto più indicato per pelli grasse, un prodotto più indicato per pelli secche, per pelli mature. Dipende da cosa c'è all'interno e quindi dall'inci. Stessa cosa, se questo discorso vi interessa ditemelo, che lo trattiamo in maniera più diffusa. Provate la doppia detersione e fatemi sapere che ne pensate. Quando va fatta, come va fatta? In realtà va fatta ogni sera. Lo so che sembrano dei passaggi lunghi, ma la pelle vi ringrazierà. E molte di voi mi scrivono a distanza di tempo che, avendo cominciato a fare la doppia detersione, la differenza si vede e la pelle ringrazia. La mattina ricordatevi che non basta lavare il viso con acqua e sto, perché durante la notte voi avete prodotto sebocutaneo, avete la crema della notte e ci possono essere delle impurità che vanno risciacquate. Quindi almeno la fase dello schiumogeno cercate di farla la mattina, quindi vi passate lo schiumogeno, andate a togliere, andate a sciacquare, e la pelle sarà sicuramente più pronta per ricevere l'idratazione e il make up. Fatemi sapere se vi è stato utile, mi preparo al volo perché devo andare a prendere i bambini a scuola. Buona giornata, ciao amiche mie!